Siamo davanti all'edificio della ex centrale Enel di Fiumicino insieme al vice sindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, una centrale che nei programmi dell'amministrazione diventerà l'Auditorium del Mare, un progetto molto importante che però sembra fermo da un po' di tempo. Si era fermato negli ultimi tempi per varie vicissitudini legate alle scelte che erano state fatte a livello statale. Fortunatamente da Natale invece c'è stata una riattivazione del tutto e fortunatamente noi nel frattempo non ci eravamo fermati, scusate il gioco di parole, però non essendoci fermati siamo potuti ripartire da subito e abbiamo consegnato i progetti prima di Natale, il progetto esecutivo validato in maniera tale che la città metropolitana adesso ci può dare l'ok per procedere con la richiesta effettiva del finanziamento, l'erogazione poi effettiva del finanziamento. Ha parlato il vice sindaco di comune, ovviamente, di città metropolitana, di governo, e qui va detta una cosa, un piccolo cortocircuito che forse va spiegato ai cittadini per dire come funziona la burocrazia italiana. Quei soldi, e poi il vice sindaco magari mi correggerà, quei soldi erano stati destinati a questo progetto. Poi sono cambiate le carte in tavola a livello nazionale e quei soldi sono stati, diciamo, congelati per un po' di tempo, quindi procrastinati nel tempo. Quando si è riattivata tutta la procedura è stato chiesto però ai comuni di rispettare il cronoprogramma, ma il cronoprogramma era vincolato all'erogazione degli stessi soldi, quindi era impossibile rispettarlo. Come si è superato questo ostacolo? Ma alla fine questo ostacolo, che diciamo era stato un po' costruito perché c'era la volontà politica di non far più, di non investire più su questo tipo di progettualità, ricordiamoci, questo è il bando periferie che è stato fatto nel 2016, e si è risolto correggendo appunto la norma, ripristinando gli stanziamenti nelle tempistiche diciamo precedenti, seppur comunque con 2 anni di ritardo, e dando la possibilità di aggiornare i cronoprogrammi, perché chiaramente magari noi ci avessimo avuto le risorse 2 anni fa come speravamo, forse oggi già vedremmo quasi finito il cantiere, e invece c'è stata questa cosa tipicamente italiana per cui non si dice mai non voglio più fare una determinata cosa, ma si trova il modo per superare, perché qua comunque c'era stato un bando, avevamo partecipato, non eravamo solo noi, c'erano tutte le province d'Italia, tutte le città metropolitane, cioè era una cosa complessa, parliamo di 2 miliardi e 100 milioni che lo Stato metteva, era il primo finanziamento dopo decenni sulle periferie per fare interventi di riqualificazione, e quindi questo aveva creato una serie di problematiche. Noi la fortuna è che non abbiamo smesso mai di lavorare, abbiamo continuato a lavorare come se comunque il finanziamento rimanesse, in maniera tale che questo ci ha permesso di poter rispondere tempestivamente alla città metropolitana e dargli tutto come dicevamo prima di Natale. E adesso che cosa manca? Adesso quello che manca è che la città metropolitana ci dica ok, il progetto va bene così come è stato fatto, potete richiedere il finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti, perché poi ecco questa è la cosa che è un po' cambiata, mentre prima i soldi venivano dati per singoli lotti, cioè ogni tot di lavori eseguiti veniva dato il finanziamento. Adesso la città metropolitana, o meglio lo Stato, nel cambio della norma ha detto voi intanto anticipate tutto e poi noi alla fine dei lavori, a garanzia del fatto che i lavori vengano fatti, vi restituiremo il tutto. Quindi diciamo c'è stato questo cambio che non è da poco, noi però abbiamo fatto tutte le verifiche in maniera tale da poter sostenere anche questo anticipo, che poi però sarà ristorato una volta terminati i lavori.
e quindi questo ci permette di poter indire entro l'anno, indire la gara e speriamo affidare i lavori entro. Quindi allora chiariamo bene le tempistiche. Adesso la palla sta a Città Metropolitana che sta vagliando un progetto, un progetto che, come ha detto il vice sindaco, è stato presentato nei tempi più rapidi possibili proprio perché il comune non si era fermato rispetto a quello stop che comunque c'era stato a livello nazionale, e questo è positivo e mi permetto di dire anche conseguenziale al fatto che questo era un impegno elettorale, questo dell'auditorium del mare. Adesso se la regione, se la Città Metropolitana darà come presumibile l'ok, okay, si passerà alla fase di appalto che, come tutti gli appalti, sarà un'altra vicenda pubblica. Certo, una vicenda pubblica, qua parliamo di cifre importanti, quindi parliamo di una gara europea, quindi un qualcosa che avrà tutta la pubblicità del caso. Verranno affidati questi lavori, noi speriamo, stando ai tempi, se li riusciamo a tenere, se non ci sono altri intoppi al di sopra di noi, entro l'anno ad affidare i lavori, e poi ci sarà quell'anno e mezzo, due anni di durata dei lavori effettivi proprio del cantiere che parte, che è la parte poi più operativa del tutto, che ci accompagneranno poi alla realizzazione definitiva e della struttura auditorium, perché noi parliamo dell'involucro, della centrale, con degli elementi di novità. Anche lì noi abbiamo fatto un bando di progettazione per trovare i migliori professionisti pronti a progettare il tutto, ma soprattutto delle aree esterne, quelle che vediamo qui intorno, degli spazi per laboratori, per artistici, per i giovani, musicali, l'auditorium che ospiterà circa 500 posti, degli spazi appunto per anche altri tipi di attività legate a quelle che vediamo quando andiamo negli auditorium, quindi libreria, ristorazione, cioè spazi che possano permettere a questo di diventare, insieme a Villa Guglielmi che è qui davanti, veramente un polo d'attrazione centrale per la nostra città. Aperto 24 ore su 24, diciamo così, tutto l'anno? Tutto l'anno, assolutamente. Poi chiaramente quando ci saranno gli eventi, dove siamo adesso, ci sarà tutta la parte del giardino, dello spazio aperto, diciamo quello dove potranno essere organizzate anche eventi estivi, perché qua ora si vede poco perché ci sono un po' di ramaglie di bosco spontaneo, però qui ci saranno le attività esterne, quelle che verranno realizzate soprattutto d'estate, e proprio per dare vita continua a quest'area, a questa struttura, è quello l'intento che abbiamo, quello di creare un polo centrale nella nostra città che si occupi e riguardi la cultura, ma che poi coinvolga tutte quelle che sono le sfaccettature della vita di una città. Allora, tempistiche, abbiamo detto entro il 2020 dovrebbe essere approvato il progetto, dopodiché è bandita la gara, e quindi se è approvato il progetto e bandita la gara, poi ci saranno questi altro anno e mezzo, due di lavori. Quindi praticamente, adesso la dico in maniera politica, voi aspirate a tagliare il nastro di questa struttura alla scadenza del mandato. Beh, questo noi auspicavamo di inaugurarla qualche anno prima, non è dipeso da noi questo slittamento dei tempi, però siccome è una cosa sul quale abbiamo investito, per il quale io lo dico, perché anche su questa cosa spesso e volentieri, cioè, ci sono polemiche, dicono questi soldi li potevate spendere, noi non potevamo spenderli, questo è un bando che è stato fatto per la riqualificazione di questi tipi di strutture che hanno determinate caratteristiche, non è un bando che può essere utilizzato per fare la scuola, per fare l'ospedale, tante cose, perché poi bisogna vedere determinate, cioè tutte, ogni cosa ha le sue caratteristiche, e soprattutto i bandi non finanziano tutto, come a noi ci dicono fate le piste ciclabili, noi partecipiamo a dei bandi, io non sono 7 anni, non si è mai trovato un bando che finanzia, cioè, o meglio sono pochi i bandi che finanziano la realizzazione della strada. La pista ciclabile sì, perché viviamo in un mondo, diciamo, che guarda più a questo tipo di mobilità, però questo per dire che noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto, e quindi questi sono soldi che ci vengono dati per questo tipo di progetto, e ci sono stati dati anche riconoscendo la qualità del progetto che noi abbiamo fatto come comune, quindi questo al di là di tutto ci deve rendere orgogliosi, perché è una cosa importante, che noi, siccome è un obiettivo che volevamo raggiungere addirittura prima, purtroppo per noi non ci siamo riusciti, l'idea di raggiungerlo entro questo mandato è un qualcosa che penso sia non solo possibile ma soprattutto giusto, perché è giusto poi che si riesca a realizzare quello per cui si è lavorato. Bene, intanto ringraziamo il vice sindaco per queste spiegazioni. Ultima sottolineatura finale: nel momento in cui il bando, il progetto verrà approvato, chi vincerà il bando non potrà cambiarlo, cioè quel progetto
così come è stato approvato, con quei costi, con quelle dinamiche, sarà esattamente quello che poi vedremo alla fine. Quindi il costruttore o chi per esso che prenderà l'appalto dovrà attenersi a una cosa che sarà già definita, e quindi non ci potranno essere sorprese né sui costi, né sui tempi, né sui materiali, né sulla destinazione d'uso, corretto? Assolutamente sì. Poi io lo dico sempre, come abbiamo dimostrato per il Ponte 2 Giugno, noi siamo abbastanza attenti a far rispettare i tempi, i costi e quello che è previsto, perché è pure quello un elemento di valore che abbiamo con l'amministrazione, quello di riuscire anche a stare sul pezzo, a controllare che tutto vada come deve andare. Saranno dei lavori complessi, perché non parliamo di una strada, un marciapiede, cioè è un lavoro che chiaramente necessita di alcuni accorgimenti acustici, strutturali. Viabilità verrà modificata anche per dar spazio ai parcheggi, di cui chiaramente ci sarà bisogno in questa zona, e quindi verrà modificata la viabilità ad anello che c'è intorno a questo rettangolo, e quindi diciamo sarà un progetto complessivo che riguarderà sia il fabbricato ma anche e soprattutto le aree esterne.